Dolce Vita, la nostra regina ci sta per lasciare, ci dà appuntamento l'anno prossimo, ma ci voleva proprio questa ciliegina sulla torta, un po' di buona musica techno da intenditori, questa sera DJ Rush e non solo, naturalmente abbiamo anche il Privé Fellini con tanta altra buona musica, è bello, diciamo sempre il regno della musica è questo. E allora ultima splendida, indimenticabile, imperdibile notte Dolce Vita. Il discorso del percorso musicale di ognuno di noi parte da un qualcosa che più o meno è commerciale e poi si evolve verso qualcosa di un attimo meno ovvio, e la techno un po' rappresenta questo concetto musicale. Ma ti posso fare una domanda così, a passare, curiosità, se dovessi decidere, cioè il genere che invece a te piace di più ascoltare, a gusto personale, al di là di quello che ti piace suonare, perché sicuramente sarà vario, quale diresti come genere, a bruciapelo? Ma guarda, il mio genere preferito è l'house, nel senso proprio più storico per quello che possiamo definire l'house. Però io ho sempre ragionato per pubblico, nel senso che ho sempre visto il mio lavoro come una missione. E poi ho cercato di unire quelle che sono le mie esperienze, il mio percorso musicale a quello che vedo in pista, quindi cerco un incontro, poi prendo il feedback, lo prendo, cerco di portarli a me, poi rivado a loro, io cerco un po' di capire la pista, poi indipendentemente dal sound, perché poi ovviamente è la pista che decide, quindi se fai una serata come questa per esempio, che non è commerciale, underground, ovviamente deve andare in un filone che non è ovvio e commerciale, è naturale, come il contrario avviene nella commerciale. Il discorso è, non è che una è meglio dell'altra, nel senso che ognuno prende dalla musica ciò che vuole. Se tu stai depressa, prendi un pezzo di Martini, te lo senti e continua a deprimerti, faccio un esempio.
se tu stai carica prendi un pezzo rock e ti carichi di adrenalina. Ognuno fa della musica ciò che vuole, non è che una è meglio dell'altra, dipende dalla funzione d'uso, quello che uno ne fa. A me questa sera piace la techno, perché ascolto questa mi piace troppo. Pensiamo all'estate Dolce Vita, facciamo un resoconto, com'è stata? Ma il resoconto è stato positivissimo. E Dolce Vita anche quest'anno, dopo che ovviamente il mondo della notte lo possiamo comunque considerare un settore tra virgolette in crisi, perché ormai fa comodo dire crisi in generale per tutti, però il divertimento secondo me non va mai in crisi, no. Non va mai in cantina. Quindi, anzi forse ne abbiamo proprio più bisogno. Ma infatti il discorso è questo, stiamo democraticizzando il lavoro, nel senso che diamo la possibilità a tutti quanti di venire senza spendere troppi soldi, nello stesso tempo dando prodotti musicali diversi, e cerchiamo di invitare le persone a godersi un sabato sera lontano dai problemi, che quella è la cosa fondamentale. E a goderselo nel posto giusto. A goderselo nel posto giusto, ma a prescindere, a goderselo, perché noi facciamo un discorso che va al di là del Dolce Vita. Noi vogliamo proporre un discorso musicale per avvicinare le persone al mondo della discoteca. Non possiamo avere la presunzione di dire se vieni al Dolce Vita è il miglior posto del mondo, negli altri posti del mondo fa cagare, non è così. Assolutamente. Vogliamo avere l'umiltà di dire se vieni al Dolce Vita hai un prodotto e hai qualcosa che ti può far star bene, a prescindere. Non c'è bisogno di prendere l'aereo e fare 3.000 km per stare bene, si può stare bene anche qui, con l'umiltà di chi è vicino alla gente, nel senso che noi cerchiamo di prendere dalla gente, come ti ho detto prima, e dare il nostro background musicale, cercando di dargli qualcosa in più che vada al di là di quella che può essere la loro esperienza musicale. È un dare e avere praticamente. Questa, Marco, è l'ultima grande serata Dolce Vita, la nostra ciliegina sulla torta. Quando e dove ci rivediamo? Già lo sappiamo. Sì, ci rivediamo al B-Side. Ovviamente quest'inverno è un inverno particolarmente ricco, anche perché stiamo programmando dei venerdì con dei ragazzi che propongono un concept anni 90 che riguarda un po' il sound, io lo chiamo revival perché ormai sono passati 20 anni in un certo senso, quindi può essere considerato revival, ma in un certo senso è quello che la gente si aspetta, un certo tipo di persone si aspettano il divertimento sano, cantato, senza troppa ricerca, perché poi bisogna dire una cosa, la differenza tra chi cerca un certo style e un certo sound è anche in base al tempo che può dedicare alla musica. Non possiamo pretendere da chi lavora tutta la settimana di avere la stessa cultura musicale, la stessa ricerca musicale di chi magari ha la possibilità di avere più tempo e magari non è fidanzato. Io ti faccio tanti esempi di chi ha più tempo per ricercare la musica e quindi avere una crescita musicale personale e una pretesa anche da parte nostra di un certo sound. Dobbiamo accontentare tutti e tu lo sai che qui un po' cerchiamo di accontentare tutti in un genere o in un altro, cerchiamo di essere sia underground e sia commerciali, perché poi la musica è un mezzo per far stare bene le persone. Non pensiamo che la musica sia meglio o peggio rispetto a un'altra musica. Questo è un concetto che poi magari vi spiegherò nel divano in trasmissione. È una cosa un po' più ampia. Abbiamo già la data dello start B-Side? Allora, noi facciamo praticamente la chiusura stasera, poi passiamo al B-Side, facciamo il 31 di ottobre Halloween, poi ci fermiamo, ristrutturiamo il B-Side e riapriamo come se non ci fosse un domani, come dice Orlando. Evviva, allora evviva il Dolce Vita, perché anche se questa è l'ultima e possiamo dire che già ci manca, ma in realtà non ce ne accorgeremo neppure perché già avremo ricominciato, quindi voglio dire, ragazzi, non ci si ferma mai, la musica non si ferma mai, il divertimento non si ferma mai, Dolce Vita. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. We'll be right back.
get it on. Oh, baby. Let's get it on. Let's get it on. Get it on. Oh, baby. Let's get it on. Let's get it on. Abbiamo qui con noi, come sempre, Peppe Nassi, Carmine Caudino e la presenza. Lui è la presenza, lui si chiama Baffo. Babbo Natale, io lo chiamo Babbo Natale. Si chiama Baffo. Allora, quando ha visto che io stavo come sempre per intervistare, ha detto: no ragazzi, vi prego, però scusatemi, mettetemi in mezzo, voglio fare la special guest. Ecco, vedi, sì. È così che si diventa special guest. Si arriva e si dice: io faccio la special guest. Così si fa la special non guest. Parla, col Baffo. No, perché noi abbiamo detto che lui doveva fare il mimo. Non parla, vedi, non parla. Lui solo Baffo. Lo fa bene il mimo. Ma come ce lo vedi, Carmine, con la pizza? Come ti vedo bene, bello. Io freddo, come sono arrivata, li ho presi all'istante proprio, vedi, stanno ancora con lo zainetto, ne vengono proprio freschi da scuola, vedi? Sono adesso usciti da scuola perché abbiamo appena ricominciato, quindi com'è andata oggi? Io ho comprato bene? Anche il diario, il diario di Carmine Caudino, ho comprato. Le cavolate. Dopo le Twinks hanno fatto il diario. Dopo le Twinks, vieni subito, però guarda, voglio dire. Come tiratura siamo arrivati a 100.000 copie, lui è la 101 millesima. Non insomma, è poco, pareva altro che dischi. Lui invece ultimamente mette i dischi in lavastoviglie, per cui perché ho detto: ma chissà che succede se li lavo. Ci hai provato? Perché non li utilizzo da un bel po', però ti dico che sono usciti. Sarà stata brillanti. La polvere brillanti, bellissimo. Mo ci mangi sopra? No, ma me li tengo tutti conservati, lucidi. Ma poi funzionano. Hai voglia, il vinile funziona sempre, Manu. Il vinile. Come va, Mimo? Tutto bene? Ovviamente, parlando di old school, poteva mancare Baffo qui con noi. Metterò lui nella lavastoviglie. Allora guarda, da adesso in poi ne facciamo una cosa, una bella cosa. Chiamiamo un nuovo sondaggio. Dovete scoprire chi è Baffo. Chissà chi è Baffo, per piacere scriva e ci dica chi è Baffo. Indovinate chi è Baffo, ragazzi. Chi è Baffo? È la nuova è il nuovo gioco di Stress Notti. Indovinate chi è Baffo. Indovinate chi è Baffo. Benissimo. Dolce Vita, siamo pronti? Siamo pronti, Dolce Vita. Questa siamo sera pronti? Fa freddo. No, non fa freddo, fa fresco, ma il Dolce Vita è già pieno. No, ma vedi, sempre vedi viene Dolce come Vita. Si va, che freddo. Posso dire una cosa, io e te in giubbino e quello, lei praticamente ma io sono giovane, io ho il bicipite senza allenarmi, ma te ci credi, senza allenarmi. Mani, sinusite, reumatismi, sarà. Ma sì, vai. Ma lei fa la dura, ma non è così. Infatti, poi domani. Ha detto Peppe,
prestami il giubbino. Non te lo do. Non te lo do. Baffo, tutto bene? Olè! Benissimo, Baffo c'è, Peppe c'è, Carmine c'è, siamo pronti. Vai, andiamo. Catch a dream before it fades. So obsessed, I take my time. Can't stop me moving, just watch me ride. You're trying to shake me up, tell me the fool that I've been, but I shout you out. Tonight I raise my cup, cause it's my life to live. I don't have a doubt, and I feel it, feel the soltanto far vedere la U, la U di... Scusa Alessandro, ma io vorrei sapere, ti ho detto facciamo intervista seria, tu no, hai preso e aspettato che arrivasse, così te lo puoi un po' abbracciare e fare quel ballo. Lo sai che di solito questo ballo di solito si fa tra uomo e donna, non tra uomo e uomo. Ma noi ce l'abbiamo da una vita, scusa. Vedi che Francesco ti sente, però questo se è dici vero, però devo dire la verità, quando stappavo con Espedito sulla console non ce n'era per nessuno. Sai cos'è? Che Francesco è da preserata e poi Espedito è per il dopo cena. Francesco lo porto in post dopo cena proprio. No, Federico è dopo cena. No, Francesco dopo, no. Dopo. No, Francesco comunque anche ora attualmente ce lo siamo. Che comunque appartiene. No, ragazzi, siamo partiti. Appartiene anche lui, Francesco, al mondo della notte, quindi non è che c'è bisogno, viene da solo. Senti, Alessandro, intanto sono che io. Noi parliamo. Alessandro, ma tra l'altro questa è la conclusione. Questa è la chiusura. Aiuto, no. Com'è andata? Bene, conclusione, reso conto? La pioggia si è fermata solo per noi perché ha piovuto belle scaricate da ieri e oggi. Però fortunatamente la pioggia si è fermata e quindi siamo riusciti insomma a fare la serata, la chiusura che era importante. Mo balla pure. Vai! Noi balliamo ovunque. Noi al Dolce Vita balliamo dovunque praticamente. Dodò, abbiamo scelto un punto che io sarei dire quasi romantico, no? Dolce Infatti Vita siamo... c'è anche romanticismo. Siamo in so much, perché se non sbaglio qui non abbiamo mai registrato. No, assolutamente. Di solito veniamo un po' a fare qualche riprese, siamo venuti nei momenti in cui c'erano delle serate, magari credo quelle salsere facevano da questa parte. No, anche ai nostri eventi, di solito qui facciamo sempre un'altra sala. Che sì, tra sì, l'altro sì, io. Come ho detto, l'ultima volta. Scendiamo in so much perché ovviamente il Dolce Vita è tutto bello. Ma non perché parlo di parte, perché... No, però è vero, è oggettivo, insomma. È oggettiva la cosa, però poi fondamentalmente è una delle sale che a me piace di più. È vero, però, caratteristica... perché è sul mare, sì. È proprio sul mare. Sì.
è vero, è vero. Quindi è vero. Racchiude tutte quelle che sono le emozioni che solo il Dolce Vita riesce a regalare. E che se uno volesse veramente dire questa è la mia prova, sei in una e dici wow, allora adesso io ero di là e ascoltavo la musica tecno, mi piaceva, dicevo cacchio, questa sì che è proprio la mia sala preferita. Poi vado in piscina e dico però quanto è bella la bordo piscina, questa è la mia sala preferita, vieni qui. Ma però cacchio, guarda la somaccia, è proprio figo, stai sul mare, questa è la mia sala preferita. E diamine, vuoi sceglierne una? Sei capace? No, no, me tutte. Ne offri tante, quindi insomma tutte. Mi piacciono tutte, mi sembra giusto. Dolce Vita, mamma mia, pazzesco ragazzi, il mare arriva qua sotto, ve lo giuro, impressionante, è arrivato qua sotto. Ok, Dolce Vita quest'estate com'è stata, com'è andata? È stata un'estate fantastica e diciamo che è stata l'estate della vera ripresa, perché come ben sai noi non ci abbattiamo mai, siamo sempre pronti a combattere, abbiamo combattuto, continueremo a farlo, per regalare emozioni, perché il nostro lavoro è passione. Se non lo fai con passione, con lealtà, con onestà e sempre con la forza di continuare ad andare avanti per regalare emozioni, è meglio che non lo si fa più. E poi del resto si fa anche con la concretezza, no? Con la professionalità di chi è del mondo della notte, viene dal mondo della notte, conosce il mondo della notte e vive per il mondo della notte. Non è che lo fa tanto vero, non è un contorno, cioè... È Dolce Vita, è notte, non c'è altro. Guarda, io proprio settimana scorsa ho utilizzato, come sempre faccio, Facebook. Ultimamente, anzi nell'ultimo anno lo utilizzo solo e soltanto per tutto quello che è inerente al lavoro, e quindi Dolce Vita, Sea Garden. Ho scritto un post dove dicevo che lavorare nel mondo della notte alla fine è una missione. E se non lo fai con passione è meglio non farlo, che fondamentalmente sì, puoi parlare dell'aspetto economico, però fino a certo punto, perché anche l'aspetto economico ha bisogno di quelle emozioni che fanno sì che tu continui in quella che io chiamo la tua missione, altrimenti è meglio togliersi di mezzo. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con te. Dolce Vita è stata la nostra estate, aspettiamo il nostro inverno? Sì, diciamo che come ben sai noi non ci fermiamo mai. Questa sera è la chiusura, il Dolce Vita estate 2016 è stata, come ti dicevo prima, un'estate veramente ricca di soddisfazioni e di emozioni. Con i nostri ospiti, forse il Dolce Vita, cioè, è stato il primo a portare a Salerno ospiti di un calibro veramente importante. Lo abbiamo fatto anche quest'anno, settimana scorsa voi con, anzi il 3 settembre scusami, con Capriati, è stata cioè, la festa più emozionante, ma non sempre in termini di numeri, proprio in termini di emozioni. E questa è la serata di chiusura, sia qui che al Sea Garden, qui con DJ Rush e in piscina la solita serata commerciale con Peppe Nastri, Gaudino, Orlando, Montefusco, stasera invece in Sala Grande. Me lo sono goduto, devo dire la verità, me lo sono proprio goduto, perché lui mi fa le lezioni di musica, io mi diverto. Ma lui è un maestro, quindi è giusto che sia così. Marco Kane questa sera, che suonerà anche in un orario abbastanza centrale da 1.30 alle 3, e poi ci sarà Fernandez e poi la special guest che è DJ Rush, mentre al Sea Garden stasera chiusura con i Nose, i tanto amati Nose dal pubblico salernitano, e DJ Sossa. E sabato prossimo siamo già al Sea Garden, sì. No aspetta, non più Sea Garden, Beside. No, diciamo che siamo al Sea Garden sotto le stelle, non okay. Siamo ancora operativi con il Beside, lanceremo a breve la data di inaugurazione che sarà ad ottobre, ovviamente poi lanceremo la data ben precisa. Martedì continuano i martedì reggaeton al Sea Garden col Martes Urbano, che è stata diciamo la serata che veramente ci ha portato tanti al Sea Garden. Al Sea Garden.
è stata la serata che ci ha portato più soddisfazioni quest'anno, molto bella, molto gioiosa, con dei suoni che vuoi o non vuoi per ti noi prendono. Sì, no, ma poi giustamente io, perché ormai da tempo no, ho imparato a conoscermi, ma chi viene dal mondo della notte, ma soprattutto della discoteca, difficilmente poi è abituato a questo genere, e poi ti affascina, devo dire, veramente ti affascina. E del resto questa è stata anche la completezza, no, diciamo così, di Pupi e Pupe, in quanto, diciamo, mondo della musica, mondo della notte. Quindi ovviamente parliamo di Dolce Vita, parliamo di Sea Garden, è stata la completezza, perché del resto ormai hanno preso talmente piede, no, ma e sono talmente... La cosa bella è che anche sulla serata reggaeton siamo stati sempre i primi a portare a Salerno questa musica particolare, questi suoni, una clientela, diciamo, straniera che viene a trovarci ogni martedì, perché anche loro, diciamo, hanno radici in questa musicalità, in questi suoni, ed è una clientela che ci segue fissa ogni martedì. Siamo stati precursori anche in questa serata, che poi ovviamente in automatico c'è stata imitata. Certo, è per questo che poi bisogna dire ogni volta diffidate dalle imitazioni. No, non è questo. Però non è questo. Lo sai, oddio, nel caso specifico, vabbè, per quanto riguarda Dolce Vita in generale, sì, in genere un po' bisogna dire diffidate dalle imitazioni, perché sicuramente Dolce Vita è Dolce Vita. Poi in generale, per quanto riguarda serate salsere, lì, insomma, vabbè, io le faccio da tempo. No, tu lo sai, io sono stata sempre molto, molto buona in tutte le interviste che abbiamo fatto. Ho sempre augurato a tutti di lavorare con serietà, di lavorare con onestà, di lavorare in maniera corretta e pulita, proprio perché a Salerno era inutile, diciamo, fare questa guerra dei poveri. È giusto che lavorino tutto, perché, come ben sai, la discoteca non è soltanto... La discoteca intesa come vera discoteca big, diciamo che non ce ne sono più tantissime come prima. Sicuramente lo dico anch'io che vivo nel mondo della notte. Sicuramente tanti locali, però parliamo di un genere diverso di discoteca. Sicuramente, insomma, se parliamo di discoteca, il Dolce Vita racchiude al centro-sud una delle strutture all'avanguardia per quello che può essere la struttura, l'impianto, i DJ, la nostra forza di accordi con altri gruppi forti di pubbliche relazioni, che negli anni ci ha permesso di avere questi obiettivi, cioè di raggiungere i nostri obiettivi e di continuare. Ormai parliamo di 25 anni, ragazzi, non è un anno, sono 25 anni, è un'azienda che continua in 25 anni contro avversità e contro, diciamo, anche le problematiche economiche che la nostra Italia ha negli ultimi anni. Significa che è una società degna di continuare ad avere quello che ha. Ok, che bello. Insomma, ragazzi, abbiamo scelto la location romantica, abbiamo parlato di una cosa che ci piace tanto, e quindi della nostra regina, come dite voi, perché a me mi piacciono la regina. Io quando intervisto Orlando, la regina. Mi fa morire, come lo dice. E quindi abbiamo parlato del Dolce Vita, un bel cuoricino. La regina è regina e alla regina si porta rispetto. Esatto, assolutamente sì, soprattutto rispetto, forse solo per l'anzianità, no, sappiatelo. Brava. E allora, Dolce Vita, ciliegina sulla torta, ci rivediamo l'anno prossimo col Dolce Vita, ma per quanto riguarda noi, la nostra musica continua, il nostro divertimento continua, ci rivedremo da quella parte, Sea Garden, che poi chiude, riapre, diventa B-side, insomma, poi vi facciamo capire meglio pian piano, ragazzi. Un passo alla volta, la musica continua ad ogni modo. A tutti. Assolutamente sì, sempre. A tutti.